Quest'oggi, a gran sorpresa, hanno riportato in gioco una delle skin più belle della stagione 3. Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati sul nuovissimo video mattutino. Possiamo dire che oggi abbiamo qualcosa di inaspettato. Ma assieme ad essa però, ragazzi, volevo anche determinate cosette. Perché purtroppo è stata lanciata nello shop così, in maniera solitaria. Quanti tra di voi amano Jules e tutte le sue varianti? Bellissime! Oggi abbiamo Jules Paladina della Ferraglia. Un set composto dalla skin in sé, piccone e backpack. Un bel mantello, devo dire che ricorda tantissimo il deltaplano che usa la vecchia Jules. Più grande, più bella e più resistente. Io vi invito a lasciare già da ora un bel like mattutino e ringrazio tutti coloro che mi stanno sostenendo con il codice creatore Martex nel negozio oggetti. Raga, oggi però abbiamo un piccolo problemino perché non arrivo ai V-Bucks necessari per portare in game questa skin. E quindi corre in mio soccorso una modalità che io tanto apprezzo, soprattutto nella quale effettuo il login da oramai. Quant'è? 952 giorni. Ragazzi, login numero 952. E che fai? Non te li becchi questi bei 300 V-Bucks? Ovvio, ce li portiamo subito a casa, ce li portiamo con noi, andiamo. Vi svelo una cosetta, e nel mentre cerchiamo anche la bellissima Jules, quella originale, con ben tre stili selezionabili. Quanto sono belli questi stili e quanto è stato bello sbloccare tutti, ragazzi, tutti gli stili assieme ad un sacco di incarichi. Questo giovedì, come ogni altro giovedì, ci saranno le sfide settimanali, oramai lo sanno tutti. In una delle sfide che dovremo affrontare vi è proprio scritta questa cosa, che dovremo cercare dei libri di ricerca tra Parco Pacifico e Siepi d'Agrifoglio. Questo è un tweet che ovviamente ho letto io direttamente da un leaker che conosco su Twitter. Il ragazzo si chiama Fortori, alcune volte è venuto anche in live a salutarci, lo ringrazio tantissimo. Ma volete conoscere il testo completo di questa sfida? Perché proprio nella sezione finale ci sta scritto questa cosa: guglie malvagie, creature pericolose, quanta originalità. What's next? Dragons, ovvero chi è il prossimo? I draghi? La nuova Jules è bellissima, ragazzi, guardate che orecchini a forma di ingranaggio, quanta originalità. E io dissi in live una cosa riguardo a queste skin e a tutte le altre con questo stile che verranno presto implementate. Di quale skin sto parlando? Del pomodoro, del Durburger e del taco cavalieri. Ma prima di procedere devo farvi assolutamente vedere questa cosa perché non siete pronti, ragazzi. Dovete guardare, dare uno sguardo al backpack di Jules. Si vede già qualcosina lì a sinistra sulla sua preview. Andiamo. Si volta. Perché l'ordine immaginato? Perché? Voglio un voto da parte vostra a questa skinnozza qua sotto tra i commenti. Mi raccomando, il piccone per il momento è bocciato. Il sound non l'ho ancora ascoltato, vediamo. Sembra lentissimo. Impugna il potere della tecnica perfetta. Sembra una brutta copia del piccone di Neymar che hanno consegnato settimana scorsa. Perché? Ma avete capito di quali skin stiamo parlando, ragazzi? Chi è il Durburger, il pomodoro ed il taco? Ancora no, non le ricordate? Va bene, vediamola assieme. Questa immagine vi ricorda qualcosa? Ragazzi, guardate! E soprattutto l'ambientazione. Ovviamente non ci sono draghi, ma vedo degli zombie sulla destra e sulla sinistra. Ma la cosa, ragazzi, l'ho detto anche in live, mi ricorda tantissimo Shrek. C'è qualcuno che si ricorderà sicuramente tra di voi il salvataggio di Shrek e Ciuchino della principessa Fiona. Ed ovviamente lì ne sono successe tante. Ciuchino alla fine poi si innamora. Vabbè, lasciamo perdere. Ricordo tutto a memoria. Ero piccolissimo, ragazzi. Ero piccolissimo. Non arrivavo neppure all'altezza di questa scrivania ed io ero innamorato di tale film, un capolavoro, e questa schermata mi ricorda tantissimo quella mega impresa. Il fuoco, gli elmi, beh, devo dire che siamo lì, e dei draghi in game potrebbero anche starci, però non so come, cioè, davvero, come dovrebbero workare dei draghi in game. Ok, Velociraptor, che alla fine non possiamo neppure domarli, non possiamo cavalcarli, però
non lo so, i draghi. Una cosa però devo dirla, è un mega salto nel passato che non mi dispiace, assolutamente no. E quindi se dovesse esserci qualche tipo di riferimento nel momento in cui lanciano questo bundle in game, ragazzi, io divento pazzo. Io divento pazzo. Ovviamente faremo una mega item shop preview non appena lo dropperanno, ragazzi. Lo shopperemo come shopperemo adesso la nostra carissima Jules. Devo dire, ragazzi, le skin così mi stanno piacendo un bel po', perché oltre a loro arriverà anche Rapace Paladino. Noi acquistiamo questo mega oggetto. Bellissima, ti porto subito con me nell'armadietto. Andiamo avanti, ci becchiamo giovedì con le sfide, ragazzi. Qui comunque l'ordine immaginato mi lascia un po'... non lo so. Ma secondo voi possiamo utilizzare degli item della vecchia Jules con questa nuova Jules? Intanto vado a scorrere lo shop velocemente. Abbiamo una nuovissima emote, cioè nuova si fa per dire. Non usciva da 602 giorni. L'ultima volta che è stata vista nello shop giornaliero risale all'8 settembre 2019. Di che cosa stiamo parlando? È un sound che molti di voi sicuramente riconosceranno. Andiamo. Possiamo rimanere in questo loop infinito? Vediamo anche altri emote. Onda onda. Sound, ragazzi, copyrightato, mi dispiace. Baldoria. E comunque io spero che questa mini storiella del video mattutino vi sia piaciuta. Spero che venga implementata qualcosina, ragazzi, perché non mi dispiacerebbe affatto. La cosa è fantastica. È troppo troppo bella. Io sto già fantasticando forse un po' troppo, esageratamente troppo. Lo shop è infinito, impossibile presentare ogni singola skin. Ragazzi miei, speriamo che il tutto sia vero. Nella speranza che il tema cavalieri, fuoco e draghi prenda vita, io vi saluto e ci becchiamo molto presto in live oppure in un prossimo video mattutino. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E nient'altro, un salutone dal vostro Martexone ed un bel... ciao, brother!